collaborazione con Slow Food Valdarno è una collaborazione datata nel tempo. Pertanto l'idea di collaborare e organizzare una serie di conferenze che abbiano come tema il cibo, la mensa e più in generale un momento di convivenza è pienamente accolta da parte dell'amministrazione comunale. Il progetto trova la sua forma di cofinanziamento attraverso il bando degli eventi che ogni anno la Giunta Comunale approva, che ha come scopo quello di sostenere le associazioni del territorio che hanno dei fini sociali pienamente condivisi dall'ente. Abbiamo deciso di mettere a disposizione il salotto bello e buono della nostra città, che è il Palazzo del Podestà, per questa serie di conferenze, dove al termine di ogni conferenza sarà previsto un aperitivo. Quello di Slow Food è veramente un progetto bello, che racchiude in sé tante tematiche, dalla genuinità dei prodotti, non solo del nostro territorio, ma anche provenienti da altri paesi, fino alla biodiversità, fino alla tutela dell'ambiente. Si unisce ai 700 anni della scomparsa di Dante, che Slow Food lega a una delle opere più famose del sommo poeta, che è Il Convivio, dove si tratta di temi filosofici, ma anche della bellezza dello stare insieme a tavola, anche della mensa come momento di sapere, come momento di conoscenza. Pertanto si ringrazia Slow Food per la loro iniziativa e si invitano a partecipare tutti i cittadini alle quattro conferenze che si terranno dal 5 al 26 di novembre alle 18:30 nella sala conferenze del Palazzo del Podestà, dove saranno presenti degli esperti che di volta in volta tratteranno le varie tematiche. No, Dante è un pretesto perché appunto per i 700 anni dalla morte di Dante abbiamo pensato di fare un'iniziativa che si sviluppasse da novembre a dicembre, in realtà che prevede degli incontri qui a Palazzo del Podestà, grazie alla collaborazione messa a disposizione grazie al Comune di Montevarchi, con cui abbiamo realizzato questo progetto che vede appunto degli incontri che parlano, si sviluppano intorno al tema del cibo. Dante è stato il pretesto appunto perché abbiamo preso un'opera forse non così nota come la Divina Commedia di Dante, ma il Convivio, perché chiaramente si confà più alle nostre corde e anche perché nel Convivio Dante parla di una mensa a cui tutti gli uomini possano accedere per sfamarsi della fame di sapere e di conoscenza. Affronteremo degli argomenti importantissimi come la crisi climatica, la tutela della biodiversità, il diritto al cibo buono, pulito e giusto per tutti e il cibo e la salute. Chi farà questi interventi sono persone che, studiosi, ricercatori, giovani del nostro territorio che si sono però distinti nei loro studi, hanno fatto esperienza all'estero anche e riporteranno tutte queste cose in questi incontri e queste conferenze. Il tutto, ogni incontro si concluderà con un brindisi per assaggiare invece i prodotti del territorio, quindi i vini del nostro territorio, e poi in abbinamento per promuovere sempre i ristoranti che abbiamo qui a Montevarchi, sia in città che in collina. C'è in abbinamento, abbiamo chiesto a questi ristoranti di abbinare nel loro menù un piatto che sia dedicato a Dante o comunque alla cucina medievale in generale e ognuno poi in autonomia può andare a degustare questi piatti. Tutta l'iniziativa poi si concluderà il 12 dicembre invece per il Terra Madre Dei che finalmente riusciamo a realizzare in presenza dopo questi anni terribili di pandemia, dove potremo rincontrare i nostri soci, i nostri amici, parlare ancora una volta dei temi che più ci stanno a cuore in una mensa sociale, quindi aperta a tutti, dove non si discrimina nessuno, e condividere il cibo con tutte le persone che con noi lo vorranno.